di cose importanti, perché stamattina si è diffuso il panico. Oh mio Dio, io che ho una Panda, adesso mi mettete una sovrattassa di 400 euro a quello che già pago. Chiariamo una cosa. In Parlamento si sta discutendo la legge di bilancio. Qualche sera fa, l'altro ieri sera, è passata una norma per aiutare le auto elettriche. Ovvero, abbiamo sempre detto che vogliamo stimolare il mercato delle auto che non inquinano? Bene, abbiamo creato un bonus per le auto che non inquinano. Non solo quelle elettriche, che sono sicuramente quelle che inquinano di meno, ma poi ci sono quelle a metano e quelle ibride, che quindi hanno il motore termico e il motore elettrico. Per fare questo abbiamo inserito il meccanismo del bonus malus. Che cos'è questo meccanismo? Che per le auto che si comprano, quindi quelle esistenti, non avranno nessuna tassa. Cioè, che ne so, io ho una Renault Clio, ho una Lancia Musa, una Volkswagen Golf, una piccola Panda, una piccola utilitaria. Se ce l'ho adesso non c'è nessuna tassa, zero. Se vado ad acquistare una nuova macchina, sia per le auto a metano, sia per le auto elettriche, sia per le auto ibride, ci sono degli sconti fino a 6.000 euro per quelle top della gamma, per esempio elettriche. Per fare questo, su alcune auto fortemente inquinanti, quindi motori di alta cilindrata, col vecchio motore, chiamiamolo a scoppio, anche se ormai non esiste quel concetto di motore a scoppio, si inserisce una piccola penale. Ora, noi non vogliamo assolutamente danneggiare le famiglie che oggi hanno difficoltà e che a volte acquistano una macchina per un'intera famiglia, la meno costosa, col motore meno performante, che è la più piccola della gamma, che può essere appunto quella che il ministro Costa ha chiamato la Pandarella, no? La macchina più utilitaria di tutte, è sempre stata la Panda o la Punto. E soprattutto non vogliamo creare problemi alle famiglie che sono più in difficoltà, e tantomeno creare shock al mercato dell'auto in Italia, al mercato dei costruttori, ai lavoratori. Per carità, chi lo può dire meglio di me, che sono di Pomigliano d'Arco, la mia città è cresciuta intorno a quella che fu Alfa Sud, che poi è diventata la Fiat, adesso arriveranno nuovi modelli a Pomigliano per il nuovo piano industriale, ci sono nuove cose da fare e le fanno. Quindi questa norma adesso è passata in legge di bilancio, così, ma si può migliorare, perché alla Camera è passata, adesso deve andare al Senato e la possiamo migliorare ancora. Quindi che cosa voglio fare? Siccome ho ricevuto telefonate sia dalle case costruttrici, sia dai sindacati, sia dalle associazioni di consumatori, li mettiamo tutti intorno ad un tavolo e vediamo come migliorare questa norma.